Ciao Bad Comics, nelle ultime settimane abbiamo parlato molto di Jack Kirby, ovviamente sfruttando e celebrando a nostro modo i 100 anni dalla nascita del re dei comics, comparso nel 1994, e oggi continuiamo e idealmente chiudiamo questo periodo parlando di un altro volume importante, un volume che Panini Comics ha finalmente proposto con un leggerissimo ritardo e che io per primo da lettore aspettavo molto perché si tratta di alcune delle storie di Kirby che meno conoscevo, che avevo sfogliato, leggiucchiato qua e lì, qui e lì, però senza un senso di continuità che ovviamente grazie all'uscita dell'omnibus di Machine Man di Kirby e Ditko ho potuto apprezzare. Ecco, una necessaria contestualizzazione di quest'opera. Si tratta di uno degli ultimi lavori di Kirby alla Marvel, del secondo periodo del re alla Casa delle Idee, tornava dalla DC Comics prima che si dedicasse nella parte finale della sua carriera all'animazione. Si tratta di un periodo molto particolare per Kirby perché aveva un forte potere contrattuale, tornando alla Marvel e ottenne negli accordi che lo portarono a tornare a lavorare per la Casa delle Idee di poter lavorare in totale libertà ai suoi progetti. In sostanza Kirby era editor di se stesso, non c'era nessuno che poteva dirgli cosa fare, che poteva correggergli in alcun modo il suo lavoro. E questa è stata certo l'occasione per Kirby per sviluppare nuovi personaggi, nuove tematiche, nuove storie, anche abbastanza singolari, originali, talvolta anche bizzarre. È il periodo in cui nasce, per esempio, Devil Dinosaur, di cui abbiamo già parlato, anzi, Machine Man e Devil Dinosaur hanno un percorso assolutamente parallelo, uscirono insieme e l'autore lasciò i due titoli col numero 9. Per Devil Dinosaur la serie si chiuse proprio appunto con quel numero, e invece per quanto riguarda Machine Man ci fu un seguito appunto che vide prendere le redini della testata dal team creativo composto da Mark Wolfman per quanto riguarda i testi e da Steve Ditko per quanto riguarda le matite. Poi ovviamente Wolfman fu sostituito da Tom DeFalco e la serie si concluse con il numero 19. E in questo omnibus inoltre sono contenuti, ovviamente oltre i 19 numeri della serie Machine Man, anche i numeri dal 235 al 237 con le ultime pagine del 234 di Incredible Hulk, vi dirò perché, e lo speciale Marvel Comics Presents numero 10. Ora, Machine Man è un personaggio originale ovviamente creato da Kirby, è una macchina avanzatissima creata dall'uomo, un'intelligenza artificiale, dotata appunto di coscienza e di una certa umanità che poi lo caratterizza appunto come machine, macchina, man, uomo. E l'umanità del personaggio è una tematica importante che poi pilota tutto il registro narrativo dell'autore. Addirittura Machine Man si dà un nome, come fosse appunto un essere umano, il nome di Aaron Stack. Le premesse: abbiamo un progetto segreto, un progetto avanzatissimo che ha visto alcuni scienziati, inventori, dar vita a delle intelligenze artificiali. Queste intelligenze artificiali sono state però smantellate, distrutte, messe al bando perché hanno improvvisamente mostrato di avere una propria coscienza, hanno preso coscienza e ovviamente scatenando il timore negli esseri umani, nei loro creatori, che potessero ribellarsi a loro. E questa è anche una tematica importante in termini fantascientifici. Unico apparente superstite di questo progetto è proprio X-51, Machine Man, Aaron Stack, che riesce a fuggire per suo padre, di fatto il suo creatore, e incomincia una sua personale odissea nel mondo degli esseri umani cercandovi il suo posto. E ci sono tre cose da dire di questo titolo. È un titolo molto particolare, non è sicuramente fra i titoli più famosi e migliori in termini oggettivi di Jack Kirby, ma nasconde insito degli aspetti profondamente interessanti, profondamente originali. Il primo è proprio quello dell'intelligenza artificiale. Siamo alla fine degli anni 70, pensate che ai primi anni 80 sarebbe arrivato per esempio Blade Runner nei cinema di tutto il mondo, e il tema dell'intelligenza artificiale, del fatto che l'uomo in un futuro
poco identificabile all'epoca, potesse affidarsi sempre di più a delle macchine, era forte, affascinava molto gli autori di quell'epoca. E quindi Kirby cavalca molto quest'onda, l'aveva già cavalcata ai tempi della DC Comics, creando il personaggio di Omak. In quel caso era una vera e propria fusione tra uomo e macchina. E anche quella è una serie che è rimasta di fatto incompiuta perché Kirby lasciò la DC per tornare alla Marvel, e lì è molto acerbo il fascino e il desiderio di affrontare questo tema da parte di Kirby. Invece un po' più maturo in Machine Man, che è totalmente una macchina che vuole essere uomo, non è un metà e metà. È questo tema dell'intelligenza artificiale che poi può prendere coscienza, può ribellarsi all'uomo e può decidere di farne a meno e può diventare una forza anche distruttiva, è qualcosa di avveniristico per l'epoca, se vogliamo. Poi ai giorni d'oggi ovviamente è un tema abbastanza inflazionato, ma per l'epoca no, e questa è ulteriore attestazione di quanto Kirby fosse avanti con i tempi. Poi c'è il tema dell'umanità, dei mostri che si dimostrano più umani degli uomini, il mostro che cerca il suo posto, il diverso, la paura del diverso, l'uomo che ha paura del diverso e non lo accetta, e il diverso che invece riesce a farsi accettare, perlomeno da alcuni, dimostrando umanità. E questo è un altro tema, è un tema molto caro. Poi ci sarà anche lo scontro con Hulk, che diciamo mette l'uno contro l'altro questi personaggi che hanno delle affinità, sono due mostri in maniera diversa tra loro. E infine il tema della persecuzione, appunto la paura del diverso, l'abbiamo vista anche in Devil Dinosaur, questo dinosauro rosso diverso dagli altri, abbandonato da tutti. In questo caso c'è una macchina cacciata dall'uomo, lui vuole aiutare, allo stack vuole essere un eroe, vuole essere un bravo uomo nonostante sia una macchina, ma tutti diffidano da lui. Perché? Perché può allungare le braccia, perché ha questi poteri, perché è strano, è diverso, e addirittura si troverà a dover scappare, ci sarà chi gli dà la caccia, e la persecuzione anche del diverso, della minoranza, è un altro tema carissimo a Kirby, ovviamente perché è di origini ebraiche e sappiamo gli ebrei cosa hanno vissuto nel XX secolo. Anche questo è un tema che poi ritroviamo in Capitan America, per esempio. Quindi c'è una moltitudine di spunti di riflessione in quest'opera che sostanzialmente racconta, diciamo, è molto a sé stante, non è collegata all'universo Marvel, non vedrete personaggi, della Casa delle Idee molto noti, perché Kirby le ultime sue cose voleva farle in maniera molto indipendente dal resto della continuity, l'ha fatto con Capitan America, l'ha fatto con Devil Dinosaur, ovviamente, l'ha fatto con Machine Man, quindi non è una serie propriamente supereroistica, ma è una riflessione sull'uomo che ci viene portata alla nostra attenzione da una macchina. Si può riassumere così. Poi vedrete le avventure piuttosto bizzarre, colorate, anche un po' anacronistiche per noi. Però ci sono tanti tanti spunti di riflessione. Nelle altre parti del volume, è un bel volume, devo dire, la parte più preziosa sono i nuovi numeri di Kirby, senza dubbio. C'è un vero scontro, una vera battaglia che dura addirittura per 3 numeri e mezzo, se vogliamo, tra Hulk e Machine Man. Si trovano in maniera piuttosto pretestuosa a combattere tra loro, non vi dirò perché, perché è la parte più interessante. È in questa storia anche firmata da un team creativo molto 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 valido. Ai disegni c'è Sal Buscema, ai testi c'è invece Roger Stern. Si tratta di due autori che hanno fatto la storia oggettivamente. Di Buscema abbiamo pure parlato per quanto concerne l'Uomo Ragno. E invece per i numeri, per i 10 numeri conclusivi di Machine Man, che sono più supereroistici, tornano alle ambientazioni classiche della Marvel, infatti incontra diversi personaggi, alcuni membri dei Fantastici 4, Alpha Flight, si scontra contro Jack Lanterna, firmati appunto da Wolfman, che è stato uno degli sceneggiatori architetti del fumetto di supereroi degli anni 80, sia in ambito DC Comics che in ambito Marvel, uno sceneggiatore classico che vi racconta la storia di supereroi per quella che è. E poi le matite di Ditko, anche qui uno stile più classico, meno virtuoso, meno dinamico, ma molto molto curato e ricercato per l'epoca. Per quanto riguarda il dinamismo, la cinematica di Kirby, di cui vi ho già parlato, è
esemplare in alcune vignette, c'è sempre un senso di forte movimento nella sua narrazione, c'è sempre qualcosa che succede, non si ferma mai. Una storia finisce ma dà inizio un'altra, è tutto concatenato. E piccoli esempi, guardate quando Machine Man allunga il braccio, com'è il senso della prospettiva e della composizione dell'immagine, arrivino immediati all'occhio del lettore, il pugno sembra quasi uscire. Dà quasi un effetto di tridimensionalità. Quindi una bella chicca, mi sono molto molto divertito, me lo sono divorato. Ovviamente la parte, vi ripeto, la parte preziosa è quella di Kirby, il resto è roba buona, però niente di unico e originale, ecco, per quanto mi riguarda. Questo è quanto. Ciao Bad Comics.